cordiale saluto speciale giovani biliardo Boccetti di Piace speciale giovani una iniziativa fatta in collaborazione con il Big Star con il supporto di eh, Edil Project SRL e di SM Meccanica questa iniziativa vede eh, protagonisti i ragazzi alle prime armi, proprio alla loro prima partita disputata in coppia con un giocatore già che già fa il campionato appunto, della Wisp di Bologna. Nella partita che andiamo a vedere adesso eh, vedremo eh, chiaramente eh, in azione eh, Stagno e Frabetti. Stagno sarà in coppia con Cristian Bonocore. Frabetti in coppia con Rocco Vallone. Questi sono eh, i protagonisti di questa prima partita di questa iniziativa appunto che rientra nel discorso il biliardo boccette mi piace speciale giovani la ehm, partita è ai punti 40 ecco qua vediamo che già i due eh, diciamo così esperti frabetti a sinistra e stagno a destra dell'inquadratura fanno la sponda per eh, iniziare poi eh, la partita in quanto non, abbiamo, non è stata seguita la procedura eh, diciamo così, ufficiale, questa è la, diciamo così, la prima partita dei, di questi due mh, ragazzi eh, principianti, la loro prima esperienza. Eh, alla bocciata ci va Christian Bonocore, che eh, come detto gioca in coppia con eh, Giacomo Stagno, come, gente che ha cominciato a giocare da pochissimo, quindi vediamo Christian che va alla bocciata sbaglia la bocciata è la prima di questa partita ripeto ai punti 40 saranno 5-6 partite questa è la prima ora vediamo il suo avversario eh, Rocco spinge il pallino a sponda il pallino è abbastanza vicino alla sponda la biglia è un po staccate potrebbe essere oggetto di attenzione da parte degli avversari ma Christian cerca di mettersi vicino a Pallino e un po' più di spinta del dovuto si tocca a Pallino lascia un po di spazio vediamo ora Rocco che invece eh, prova a mettersi lì in mezzo se la biglia non è corta non è male la biglia però purtroppo per lui è corta, ma non tanto da non fare il punto, quindi punto fatto anche se è rimasto un po' distante dal pallino. Ora Stagno che con la sponda lunga e poi un minimo di spinta si appoggia sul pallino. Ora Frabetti. Frabetti va di spinta sostenuta, non ottiene nulla, adesso proverà a difendersi, poi ne avrà ancora una in mano Giacomo Stagno. Il punto rimane bianco. Vediamo eh, Giacomo cosa decide di fare. Cerca di farne 4 e ci riesce: Due biglie e 4 punti. E alla eh, bocciata ci va di nuovo Christian. Anche in questo caso la rovescia della parte opposta al castello. Ripeto, questi sono due ragazzi principianti che si cimentano per la prima volta in una partita semi-ufficiale in coppia con due persone un po' più esperte. Vediamo ora Rocco che va all'esecuzione eh, all del tiro, chiede consiglio al suo esperto compagno. Due sponde più quella bassa a risalire, pur essendo da pochissimo tempo che si sono cementati in, nel gioco del biliardo, sono già un minimo di eh, diciamo così di eh, cognizione. Ce l'hanno. Vedete che eh, Giacomo cerca di spiegare al suo giovanissimo compagno. La strada migliore per poter prendere il punto non è fortunato perché la parte che la è un po' lunga, ma è anche sfortunato Passa in mezzo: non era facile passare in mezzo lì. Ora Stagno eh, cerca di mettercela lui, appunto. Ne ha già la terza di mano, c'è da guardarci. Il punto è rimasto rosso, quindi anche stagno ha sbagliato la biglia, adesso si ci, ci mette come si suol dire una pezza. Ora gli avversari, sia eh, Rocco che il suo tutor, chiamiamolo così, eh, Frabetti ne hanno una a testa a disposizione. Al tiro ci va Fravetti che la sbaglia. Adesso ha liberato il campo, è più facile. Riesce a muovere il pallino. Adesso pallone ha soltanto la necessità di andare lì. Vediamo se... Ripeto, anche in questo caso, assolutamente la cognizione del gioco ce l'hanno, due video e quattro punti siamo ora sul quattro pari in questa partita, va alla bocciata eh, Vallone, come del resto anche nell'altra coppia boccia, il ragazzo Cristian Bonocore. Vediamo Vallone la sua, Vallone la sua prima bocciata. Eh, insomma, non è male, ne fa 6, si porta a 10, eh, diciamo così. Prima bocciata positiva per Rocco, speciale giovani, il biliardo boccette mi piace. Prima partita. L Intenzione di spingere avanti il pallino, l'ha sbagliato. Diciamo siamo di fronte a dei principianti, alla loro prima esperienza semi-ufficiale. Ora eh, ne dovrà giocare un'altra se il punto non l'ha fatto. Rocco spinge pallina a sponda, ora Cristian cerca di, di andare il più vicino a pallina possibile. Come è nel, nelle regole del gioco, avvicinarsi il più per il possibile aiuta sempre. Questa ce la mette abbastanza bene ora, Fravetti. Di spinta, via la bianca dall'orbita del pallino ci mettono delle sue, hanno la allora, biglia di svantaggio in questa mano in virtù della bocciata di Cristian. Giacomo tira una, una biglia perfetta: gioca una biglia perfetta. Ora Frabetti, buona anche la biglia di Frabetti. Stagno, ultima biglia di mano. 4-2 biglie si portano a 8, a 10 di avversari, alla bocciata ci va eh, Christian. Buonocore. Ha cambiato parte, vediamo, boccia di strisce, molto alto. Comunque sono già con un minimo di cognizione, un minimo di impostazione, questi ragazzi che giocano spesso e volentieri, qui siamo un po' nella bocciata rispetto al suo giovane avversario, siamo un po' più acerbi, ma pian pianino, come vedete anche da questa immagine, il, la persona più esperta gli segna la strada e loro eh, cercano di proprio non una gran voglia di imparare, cercano di eseguire il tiro come gli viene consigliato e questo, in questo caso eh, Rocco l'ha fatto molto bene, vediamo ora Christian, vediamo, vediamo. Eh, non è mica male anche questo, fa anche dei birilli. Bravo Christian, credo che ne abbia fatti 6, sì, e quindi si porta a 14. Ora tocca a Rocco. Se non è corta questa è direzionata bene, ma mi sembra un pelino corta. Togliano il mi sembra, è corta, ora Frametti secondo me va con un minimo di spinta, vediamo. No, invece. Insomma, il tiro non era esattamente preciso, ma è riuscito lo stesso a fare il punto. Ora stagno, che anche questa mano insieme al suo giovane socio ha conquistato la viglia di vantaggio. Il punto è fatto. Gioca bene, provetti. Esperienza non gli manca e così senza voler rivelare l'età che comunque è molto molto importante e credo che più di 50 anni che gioca a sicuro. Ora vediamo Stagno che viene pure lui a vedere la situazione per fare eventualmente il punto. Prende il punto Stagno, si porta a 16 e alla bocciata ci va. Eh, Christian Vallone. Vediamo. Non lo ha chitato correttamente. In via del tutto eccezionale in questi casi i ragazzi gli si dà la possibilità prima o poi riuscirà a metterlo a posizione ripeto è una gara per principianti biliardo giovani di avviamento al biliardo con una partita semi-seria, semi ufficiale diciamo così la bocciata non è esattamente è molto molto elegante però insomma siamo all'inizio a tutto il tempo e è con l'età che ha, di migliorare e sistemarsi la bocciata un po' più feroce. Qui invece abbiamo Rocco che sembra, anche se questa è corta, dal punto di vista della geometria sembra un po' più avanti rispetto all'avversario, ma insomma siamo alle prime battute. Ora Giacomo spiega che tipo di tiro deve fare. e lui lo va ad eseguire vediamo e se carica la, la biglia rossa non fa il punto sbaglia il tiro Cristian ora il suo compagno Giacomo Stagno ne ha deve metterci come si suol dire una pezza cercare di tamponare la situazione che è abbastanza complicata. Toglie la rossa intanto comunque cancella eh, eventuali tentativi o pensieri di colore da parte della coppia avversaria. Tiro effettua a Frabetti e lo sbaglia. Ora... Vediamo Rocco da tutto biliardo. Buona una giocata di Rocco, va vicino a Pallino. Questa è una sintesi della partita, giusto per far vedere questi ragazzi, era un'iniziativa secondo me. Assolutamente interessante, e quindi di questo, un grazie alla Big Star, grazie alla SM Meccanica e all'Edil Project. Ora, ultima biglia di mano per Frabetti, poi noi passeremo avanti. Rispetto a questa partita, cioè, faremo è una sintesi, quindi faremo salteremo un po' più avanti. Edil Project SRL, impresa edile, ristrutturazioni e costruzioni. Edil Project Bologna, chiocciolacmail.com, Telefono diretto 344-2650-505. Edil Project SRL. Siamo ora sul punteggio di 21 per Stagno e Vallone, 14 per Frabetti. Buonocore Rocco dalla brocca sotto palline, molto bella questa giocata. Ripeto, siamo di fronte a dei principianti e quindi la rivediamo perché questi hanno cominciato a giocare due mesi fa. E quindi certo alla loro età si impara in fretta, ma qui è veramente un gran bel tiro. Siamo tornati in partita. Vediamo Christian. Buono anche questo tiro, lo rivediamo pure lui per condicio. Siamo tornati sulla partita. Fravetti ha preso il punto, adesso Stagno gioca l'ultima, poi eh, probabilmente, no, probabilmente poi ne avrà ancora una. Fravetti, vediamo che qui. spinge Gella Bianca, punto. Molto bene, ora tocca a Fravetti che deve che dovrebbe. Provare a fare il punto. Il tiro che ha fatto non è. Non rientra in una logica che io conosca. Sbagliato il tiro, il punto è sempre della coppia avversaria. E ora eh, Christian Vallone va alla bocciata ancora una volta. La guardiamo. Poi andremo un pelo. Eh, alto com'è bisognerebbe insegnargli a mettere sul palino subito come si deve. Andremo intanto c'è rimasta una biglia che il suo compversario molto più frizzante lo va a prendere. C'è rimasta una biglia sul tappeto, vediamo Cristiano la bocciata. Stavolta quantomeno c'era la forza. SM meccanica, lavorazioni meccaniche, telefono 051 98 40 562. SM meccanica. Eccoci di nuovo, c'è Rocco che fa il calcio, porta giù Palini, suo compagno ha fatto un disastro, ne ha bevuti 6 sbagliando il calcio, siamo 35 14. E qui devo dire che la parte più debole è la persona più esperta. Comunque, vediamo ora Christian. Siamo agli ultimi: alle ultime battute della partita. Christian deve giocare l'ultima biglia di mano perché hanno a disposizione lui e Stagno. Stagno gli sta spiegando un po' da che parte, secondo lui, dovrebbe venire. Vediamo, Christian, dopo le istruzioni. Questa è corta le istruzioni del suo eh, più esperto compagno ha sbagliato completamente la viglia alla bocciata ci va eh, rocco siamo 35 24 siamo le battute finali di questa mh, prima sfida bigliardo giovani la, la parte opposta Tutti i ragazzi che sono tutti principianti, chiaramente eh, Stagno e Fravetti no, ma abbiamo insieme al Big Star e ASM Meccanica e A Edil Project eh, messo in piedi questa iniziativa che serve per eh, far giocare questi giovanissimi, questi principianti, insieme a qualcuno, anche se non, non è il caso di, 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 di Stagno anche se non fortissimi o dei campionissimi ma per persone che disputano già il campionato e che hanno un minimo di esperienza sul gioco del biliardo ora ehm, tocca alla coppia Bonocore e eh, Frametti. Frametti suggerisce Bonocore di bocciare Bonocore boccia, ma prende palo. E alla fine probabilmente non riuscirà neppure a ottenere il punto i consigli di frametti e vediamo frametti cosa cerca di fare siamo alle battute finali 35-24 vi ricordo che si va ai 40 Nulla di fatto, una biglia bianca in tavola e invece gli avversari ne hanno giocati già tre. Vediamo ora Cristian quindi Christian Vallone, osserva attentamente, poi vediamo che di sua iniziativa, questo è importante segnalarlo, non perché suggerita dal compagno, tenta di andare dietro Pallino. Un po' più di forza del dovuto, però la giocata è quella giusta. Ora vediamo eh, Provetti che gioca l'ultima di mano. Boccia ne fa 4, ma concede l'uscita agli avversari. Vincono Cristian Vallone e Giacomo Stagno.